Ciao amici, bentornati sul canale e benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Io sono Giovanna e voi siete su Chiacchiere e Rossetti. Oggi torniamo ancora una volta a parlare di friggitrice d'aria e questo perché continuo a ricevere veramente tantissimi messaggi sotto, si può dire, a quasi tutti i video che ho pubblicato all'interno del mio canale riguardanti la friggitrice d'aria. Tra l'altro vi ricordo che li trovate tutti raggruppati nella playlist friggitrice ad aria. E prima ancora di rispondere a tutte le vostre domande, vi ricordo che l'ultimo video che ho pubblicato qui sul canale è un vlog che abbiamo girato quando siamo stati in Spagna. Quindi se siete anche degli amanti dei video vlog, vi lascio qui nella scheda il video per poterlo visionare. Malaga è davvero bellissima! Ma entriamo subito nel vivo del video perché in tantissimi mi scrivete e mi chiedete sempre quali possono essere gli stampi o comunque gli accessori da poter utilizzare all'interno della friggitrice ad aria e ogni volta io rispondo semplicemente tutti. Ma visto che mi continuano ad arrivare tanti messaggi sotto i vari video, ho detto adesso ne faccio uno dedicato solo ed esclusivamente agli stampi, gli accessori, le teglie, tutto quello che potete mettere all'interno della friggitrice ad aria per far cuocere i vostri alimenti. Se parliamo di dolci che possono essere torte, muffin, pancake, quello che volete, potete utilizzare tranquillamente tutti gli stampi che utilizzate solitamente all'interno del vostro forno tradizionale. Quindi sì agli stampi in carta come per esempio questi, sì agli stampi in alluminio come per esempio questo qua per fare il pancake, sì agli stampi anche più piccolini come questi. Insomma, potete veramente inserire all'interno della vostra friggitrice qualsiasi tipo di contenitore o di stampo. Ricordatevi questa semplicissima regola: quello che potete inserire all'interno del forno lo potete inserire anche all'interno della vostra friggitrice ad aria. Ma posso utilizzare anche gli stampi in silicone? Sì, potete utilizzare anche gli stampi in silicone in tutta tranquillità. E visto che ci siamo con le domande più gettonate, un'altra domanda che spesso mi viene posta è quanto consuma la friggitrice ad aria. Sinceramente è una domanda alla quale non so dare una risposta precisa. Molte persone mi girano questa domanda con la preoccupazione che possa consumare tanta energia. Io in ormai quanti anni sono, quasi 5 anni che ho la friggitrice ad aria, non ho mai avuto un improvviso incremento della bolletta dell'elettricità, quindi per quel che mi riguarda la friggitrice ad aria a me non ha smosso assolutamente niente, quindi mi viene da dire che il consumo sia minimo, anche perché comunque è un piccolo elettrodomestico, non è un grandissimo elettrodomestico e che tira chissà quanta corrente, quindi state abbastanza tranquilli da questo punto di vista. Bene, credo che questo sia il video più corto che io abbia mai girato, ma ci tenevo a fare un video a parte proprio per rispondere a questa domanda, perché me ne arrivano veramente tantissime ogni volta su quali contenitori posso utilizzare lo stampo in carta, posso utilizzare la tortiera tonda, posso utilizzare la tortiera per le ciambelle, potete utilizzare tutto quanto all'interno della friggitrice ad aria, non ci sono problemi, non è come il microonde che non potete mettere l'alluminio altrimenti fa le scintille, no, assolutamente, quindi potete utilizzare tutto quello che volete all'interno della friggitrice ad aria. Bene, spero con questo video di aver risolto i dubbi di tante persone. E lasciatemi un like se volete vedere altri video sulla friggitrice ad aria e se volete delle ricette nella friggitrice ad aria. Vi ricordo anche i miei due profili Instagram, uno dedicato alla cucina vegana e si chiama appunto La Ricetta Vegana, l'altro dedicato al mondo del beauty e della cosmesi e si chiama Chiacchiere e Rossetti. A presto!